Sant'Andrea, a poca distanza da Bressanone. Il centro abitato del piccolo paese è da sempre molto trafficato. L'angusto passaggio tra le abitazioni crea difficoltà di transito sia ai mezzi pesanti sia agli autobus. Inevitabili inoltre i rischi per pedoni, bambini e ciclisti. L'assessorato alla viabilità e mobilità della provincia di Bolzano ha realizzato una nuova circonvallazione con lo scopo di decongestionare il centro abitato dal traffico normale e da quello dei mezzi pesanti, aumentare in questo modo la qualità di vita dei cittadini. Qui si trattava veramente di riuscire a fare in modo che non tutte le macchine si riversassero attraverso il paese, perché effettivamente le proporzioni qui sono enormi se si pensa al traffico che esiste nella zona della Plose, ovvero a quello che diciamo era usuale in questo paese. Però bisogna dire che con questo lavoro veramente molto semplice, bello architettonicamente, ma di una difficoltà incredibile per quello che concerne il lato ingegneristico, siamo riusciti a fare una cosa veramente, a mio avviso, incredibile. Quindi sia la progettazione come innanzitutto anche i lavoratori hanno qui fatto un lavoro che effettivamente va apprezzato sotto tutti i punti di vista. Il progetto prevede delle spalle arrotondate in cemento armato e un trattamento speciale della superficie del muro finalizzato ad un migliore inserimento paesaggistico dell'opera. La lunghezza totale dell'intervento è di 128 metri, compreso un ponte sul rio Tramec di 38 metri di lunghezza e 6 metri di larghezza. A causa dell'altezza del luogo e della ripidezza è stata necessaria una lavorazione particolare per la messa in opera delle travi. Abbiamo lavorato sia sotto l'aspetto strutturale che sotto l'aspetto architettonico. Architettonico in quanto si trova in un punto abbastanza delicato di un versante che non volevamo appesantire, quindi siamo riusciti a trovare una soluzione molto semplice mediante solo la realizzazione di una linea leggera che andava a incidere sul versante. Strutturalmente invece abbastanza complicata in quanto abbiamo dovuto realizzare oltre questo ponte su una gola di 40 metri anche degli sbalzi con delle metrature molto spinte, trovandosi appunto in una situazione in cui il pendio era molto scosceso. I lavori di completamento per il trattamento della superficie del muro e per la sistemazione definitiva dell'opera saranno conclusi nella primavera del 2018. Per la realizzazione della circonvallazione di Sant'Andrea è stato indetto un concorso di progettazione europeo. Il progetto vincitore si caratterizza per la sua semplicità. Questa tecnologia costruttiva, di tipo tradizionale, spiega il costo limitato dell'intera opera, che ammonta a 2.869.000 euro.